Togli dal mazzo? Bisogna toglierlo per tutta la gente. Ci mettiamo Mihajlovic. Ma se ci mette Mihajlovic, non arriva all'ultimo posto di no, questo. Assoluto. No, perché la squadra, bene o male, un'identità, è riuscita a aggregarla, aveva un modo di giocare che non è mai piaciuto alla proprietà, ma non avevano portato un marziano. Mihajlovic è quel tipo di giocatore, quindi, che guarda caso si sposa con quelle caratteristiche di un allenatore del Torino. Quindi, perfetto per il sapevano benissimo quello che guardavano, quindi Brocchi non lo metto lì. Perché... E neanche Mihajlovic tra i deludenti. No, perché insomma... Ci metti lì... Pioli? Pioli per quello che l'anno scorso ha fatto grandi cose, quest'anno sì, quest'anno forse ci metterei Pioli lì, forse sì, anche per non demeriti propri, ecco. Però se il discorso di Brocchi vale anche per Montella? Sì. O Montella più io voto. Togli Montella o metti Montella più tre. Lo voto. Posto numero uno, sì. Number one. Sì. Però aspetta, non abbiamo sentito il certo. Più deludente per Beppe qual è? Visto che Brocchi non lo metti dentro. No. Beh, anche lì Montella è arrivata, sì, ha inciso poco, però è arrivato in un tessuto di squadra che lui non vuole, esatto. Cioè lui vuole altri tipi di giocatori, quindi oggi per me anche lui è senza voto pur avendo delle colpe, quindi non lo... qui è una bella... poi mezzo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto quello dell'Inter? Vabbè, vai per esclusione. Vabbè. Ventura no, perché secondo me Ventura... Ragazzi, non... 17 partite perse quest'anno. Ma non ha deluso, ma Ventura, ragazzi, è col Torino... L'anno scorso sei arrivato in Europa. Ma è stato... Giorgio, sono quelle annate che tutto... Io col Perugia sono arrivato un anno secondo in Serie A senza mai perdere una partita, ma non è mai più successo nella mia carriera e non succederà più in altra carriera. C'è stiamo per mandare in nazionale allora uno bravo. Che ti succede una volta. No, il nazionale, perché in nazionale ci vanno quelli bravi. Mica detto che ci vanno quelli bravi, finora devi avere i giocatori finora bravi. Non ci sono andati quelli scarsi. Bravo a scegliere i giocatori forti, se va bene. Del Liverpool. Se ci sono. Se ci sono i giocatori forti, devi essere bravo a prendere i giocatori forti in quel momento che stanno bene. Se tu pensi di andare in nazionale e fare le alchimie, fai fatica, non c'è niente da fare. Nelle altre nazionali non è che non sai neanche chi sono i... Cioè tu scegli Montella, Beppe ti accodi a Montella? No, ci pensi. E Roberto? Io ci sto pensando. Anche voi. Sto pensando a Vincenzo Montella perché lo considero un grande allenatore. Sì, ha inciso poco. È per quello che... Per le sue potenzialità io è considero... quello che ha deluso di più perché è quello che ha inciso di meno. Per conto mio, hai capito? Ecco, ragazzi, questo è il ragionamento che voglio fare. Ha inciso fare. Meno Montella perché... per il tempo che è stato rispetto alle sue qualità di quello che ha fatto Mancini sull'Inter? Mi state dicendo questo? Ma Mancini ha fatto il girone d'andata primo. E come fai? Poi dopo si sono verificate delle cose che hanno contribuito, lui ci ha messo del suo, però ho sentito ultimamente un'intervista a proposito di Mancini dove dice ok, va bene, però facciamola finita con questa storia che volevamo prendere questo e Mancini è direttamente interessato alla campagna acquisti della squadra, perché se c'hai da prendere e se poi prendi la terza scelta e poi sono costretto a prendere questo non mi rompete più le scatole, e quindi secondo me lui è responsabile parzialmente. Perisic ce l'ha voluto lui. Lui sai dove è responsabile, questa squadra era stata in testa alla classifica. Cioè non ha mantenuto però è stata in testa alla classifica. Sai perché ho fatto un paio di approfondimenti e la tua teoria ha trovato attecchimento. Nel momento in cui si sono sentiti attaccati sulla bellezza e hanno voluto incominciare a giocare a pallone. Io ho la sensazione che lui abbia subito troppo, Roberto abbia subito troppo la psicosi del giocar bene. E magari abbia perso, che non sono le caratteristiche di Mancini giocatore, però costruita una squadra muscolare, io ritengo che avrebbe dovuto continuare a pensare come dare una squadra muscolare, perché poi qualità ce n'aveva, perché Jovetic ce l'ha avuto e non ci sarà, gli Aic è un buon giocatore, cioè, davanti questa è una squadra che ecco, quindi la mia sensazione è che lo spartiacque è stato quello che nel momento in cui dicevo aspetta un attimo che qua ci continuano che giochiamo male, vinciamo 1-0, cerchiamo di proviamo, può secondo essere... me invece se, ecco perché questa differenza fate tra Montella e Mancini? Sì, sì. Mancini, a mio giudizio, ha voluto cambiare continuamente sì, troppo. Errore, e lì finché le cose gli andavano bene, poi si è creato un vortice che chi stava fuori non era contento, chi giocava una volta, poi stava fuori un mese, poi rigiocava un'altra volta. Ha voluto continuamente cambiare la formazione, non ha avuto mai un
7-8 giocatori che erano quelli che giocavano e gli altri tre che giravano. Quello secondo me è un errore commesso da un allenatore anche di buona esperienza, che però ha un peso inferiore rispetto agli errori fatti, sì, da Montella. Perché secondo me Montella è andato in una squadra che era abituata, per caratteristiche di squadra, chiamiamola Milanovic, palla lunga, aveva fatto abbastanza bene con Zeng, tranne la prima partita che è stato eliminato, ma lì gli ha messo la croce addosso. Lui è andato alla Fiorentina ed è arrivato pensando di far giocare la Fiorentina come faceva giocare la Sampdoria, come faceva giocare la Fiorentina, con qualità tecniche, col palleggio, che probabilmente, e questo gli ha fatto sospirare la preoccupazione di retrocedere fino alla penultima giornata. Cioè, un allenatore, capisco che tu vuoi imporre le tue metodologie, il tuo modo di giocare, ma se ti rendi conto che quei giocatori non riescono a darti quello che vuoi, ma devi essere anche un pochino duttile, bravo, elastico e saper capire che quella squadra, quello che vuoi fare te, non lo può fare. Oh, ha rischiato di retrocedere, se retrocede alla Sampdoria non so cosa succede, non escono più. A Genova, no, l'ultima partita, il penultimo, il derby è stato indicativo, no, di come è stata ridotta, non io dico l'ambiente si è preso 8 reti nelle ultime due partite, e quindi la delusione di Genova è totale su questo aspetto, e riconoscendogli le qualità, perché io l'ho visto allenare la Roma in quel breve periodo, l'ho visto a Catania, l'abbiamo visto a Firenze. Io mi aspettavo che lui riuscisse a dare un'impronta, a dare un'identità a questa squadra, e non c'è riuscito. Nessuno di questi, dei più deludenti, 2-0? No, annullato. Nessuno di questi, tra i più deludenti, vi fa venire in mente il termine sopravvalutazione? No. Ma sai, l'allenatore purtroppo o è sopravvalutato o è deprezzato. Cioè, c'è l'allenatore che sbaglia un anno o due, non è un vincente, non è capace di fare questo, non è capace di fare quest'altro. Chi invece vince viene sopravvalutato, secondo me, perché io non ho mai visto una squadra, francamente stanno facendo elogi grandissimi a Ranieri, che era considerato un allenatore ormai. E allora cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che devi trovare anche. Una Rondi non fa primavera, hai vinto questa roba, ma resti quello che eri? No, non è che resti. La tua bravura, secondo me, è riconosciuta anche di anche se un allenatore un anno retrocede, non è che è scarso, che non sa allenare. Purtroppo ci sono delle alchimie che avvengono in certe squadre, che l'allenatore non riesce a fare quello che vorrebbe. Oppure Pioli fa benissimo l'anno prima e poi dopo viene esonerato a metà campionato, e lo stesso allenatore avrà allenato la stessa maniera, avrà avuto le stesse metodologie di allenamento. Può darsi magari che qualche giocatore abbia reso di meno, quello che l'anno prima ti ha fatto arrivare in Champions, e l'anno dopo non ti rende, e tu allenatore non riesci a trovare il bandolo della matassa. Prego, Roby. Ma gli allenatori sono tutti scarsi, tutti bravi. Mandolini l'anno scorso col Verona ha fatto il record dei punti, quest'anno gli è girata male anche per gli infortuni, gli hanno cambiato, si sono rotti un sacco di giocatori, e lui non è riuscito, nonostante la fiducia di tutto l'ambiente, a far girare la squadra, a svoltare nel momento che c'era bisogno. E quindi non lo so, mi sembra che ogni anno è diverso dall'altro. È importante anche avere una società forte che nel momento di difficoltà ti sa sorreggere, e ce n'è una sola in Italia, mi sembra, perché gli altri ti scaricano lì tutti e non vedo allora che te. Corretto riconfermarli? Voi dirigenti di società li avreste riconfermati? Peppe, io al Milan, lui, allora io ritorno ad una considerazione. Lui ha fatto bene ad accettare, parlo di Brocchi, il Milan ha fatto male a metterlo in panchina. E nel caso di riconferma farebbe ancora male lui ad accettare? Io la mia sensazione è che lui venga percepito dai giocatori come un'emanazione del presidente. Io l'ho visto in panchina la prima partita, i giocatori comunicavano anche con la panchina. Nelle ultime partite l'ho visto isolato, parlare più guardandosi indietro, se quelli seduti in panchina, più quelli rivolti al campo. Quindi
Però veramente giudicare al Milan è difficile. Comunque con gli altri quattro, bene tutti, hanno fatto bene tutti a restare, ammesso e non concesso che Ventura resta. Ventura va via, non so dove andare, perché magari non va a Nazionale e va a Cagliari, oppure Cagliari ha confermato, però vediamo, insomma non lo so. Ma sì, ma è giusto. A Montella proviamo a capire se... Non è una difesa d'ufficio, perché lui con quelli che ha avrebbe dovuto tirare fuori qualcosa. È chiaro che non è che puoi sempre avere la squadra bella, pronta e preparata come facile tu, quindi lui qualcosina avrebbe potuto tirare fuori dagli altri. Però bene o male ci sono tutti quanti, hanno delle attenuanti. Piero, fa giusto riconfermarli tutti nonostante siano stati deludenti? Riconfermarli sì, se io fossi Montella non sarei rimasto alla Sampdoria. Brocchi? Non saresti, tu Brocchi non saresti rimasto al Milan o saresti rimasto al Milan? Lui rimane. Ci mancherebbe lui, che fa lui bene. Se gli dicono rimani al Milan, rimane al Milan. Mi auguro per lui che non rimanga, perché sennò finisce in una graticola che non... Adesso poi è arrivato Carlo Pellegatti subito dopo la prossima però pubblicità. È lì al telefono, no, che si sta aggiornando. Chi non avresti riconfermato? A parte Roberto Mancini, che l'avresti riconfermato. Gli altri li cambierete, perché poi ci sono delle situazioni a fine termine, cioè Ventura a Torino mi sembra che abbia finito il suo lavoro, è inutile rimanere in una situazione perché hai il contratto, poi dopo tre mesi, Firenze abbiamo capito come, qui mi sembra che proprio non ci sono le condizioni, e Vincenzo se avesse trovato le vie di fuga ci ha provato, prendiamoci chiaro. E come? Allora, il riepilogo dei nostri Oscar, l'utilità Higuain, l'inutilità Balotelli, poi il più bravo è stato Sarri, grosso modo, subito a un'incollatura di Francesco, il più deludente mi pare che tutti abbiate votato Montella. Così, queste sono le vostre. Adesso poi vorrei aggiungere, fai anche una classifica dei presidenti? Quella la facciamo, non l'avevo prevista, ma la facciamo assolutamente dopo, perché dopo abbiamo top e flop, per cui sentiamo anche Carlo Pellegatti che cosa ci racconta su questa Milaneide che ormai è sul procinto di esplodere, chissà se si arriverà mai all'ultima puntata. La pubblicità e poi torniamo.